Atleti, buongiorno, benvenuti in questo video, ore 5 e 10 del mattino in questo momento. Video diverso dal solito, ve lo dico già, a regola avrei dovuto pubblicare un contenuto nel quale vi avrei portati nella mia scheda di allenamento mostrandovi come mi sto allenando in questo periodo, ma ho deciso di far spazio a quest'altro video. Avete già visto la copertina, avete già visto il titolo, vi dico la verità, non li ho ancora fatti, per cui non ho idea di come saranno. Purtroppo vengo da 3 settimane che sono state tutt'altro che positive sotto diversi punti di vista e ho deciso che era giusto parlarvene, era giusto con questo contenuto, con questo video, provare a dare una svolta. Atleti, benvenuti in questo video in cui a tutti gli effetti ripartiamo insieme. È da 3 settimane, ragazzi, che mi alleno male, che mangio molto male. Questa settimana non ho seguito la dieta, che la mattina mi sveglio e passo mezz'ora su Instagram. Raga, ho guardato il tempo di utilizzo medio del cellulare. Nelle ultime settimane si parla di 7 ore al giorno. Ho fatto l'errore da dopo la maratona, per cui da un mese e mezzo a questa parte, di non aver chiaro un obiettivo in testa, e questo mi ha portato a perdermi. Per uscire da questa situazione ho deciso di fare questo video. Video nel quale proveremo a fare un doppio allenamento al 1000% questa mattina, in pochissime ore. In questi casi ho imparato a conoscermi e so che quello che serve è una grossa scossa. E oggi proveremo a darla in questo modo. Ragazzi, 6 meno 2 minuti in questo momento, stiamo per entrare in palestra, ovviamente non c'è in giro nessuno. Primo allenamento di questa mattina, vediamo come va. Al volo di petto le sessioni di bicipiti è andata, adesso abbiamo stacchi pesanti, poi ricarichiamo il bilanciere e poi partiamo. Oggi non solo proviamo a dare un attimo una scossa alla situazione, ma proviamo anche il mio record sullo stacco, perché abbiamo qui 140 kg caricati, abbiamo 6 colpi da fare, mai fatti in vita mia con questo peso, per cui vediamo se non solo oggi si torna su, ma se si piazza anche un bel record, che sarebbe abbastanza inaspettato, per cui proviamo e vediamo. Ah!
ragazzi, 8 e 11 in questo momento, per cui ufficialmente 2 ore di allenamento che si sono appena chiuse. Ragazzi, oggi giornata sicuramente un po' particolare perché ve l'ho già accennato prima, adesso tornerò a casa, farò una merenda veloce, ma poi partiremo subito per la corsa di oggi, che tra l'altro non è una corsa semplicissima perché sarà una corsa con allunghi di varia intensità, però purtroppo diciamo che da queste 3 settimane di cui vi ho parlato poco fa ho bisogno di uscire dando una grossa scossa. Io da sempre ho bisogno di grossi scossoni quando i miei momenti così, che raga, parliamoci chiaro, sono normalissimi, tutti ce li hanno e ognuno trova il suo modo di uscirne. Io ieri sera ero con Valeria, che tra l'altro sta tenendo la videocamera, che stavo ragionando su che video girare oggi. Sarebbe dovuto essere un video totalmente diverso, però le ho chiesto, visto che lei è la mia psicologa, perché fa psicologia, se non fosse meglio essere trasparenti. Mi sono ripromesso di essere trasparente, di non fingere che tutto vada bene quando le cose magari non stanno andando al 1000%, e nelle ultime 3 settimane è stato così, tant'è che avete visto meno video, meno tutto sul canale, e quindi oggi ci tenevo a raccontarvi bene tutto. Adesso andiamo a casa, ci ricarichiamo al volissimo e poi è subito il momento di ripartire, per cui non perdiamo tempo, che se vogliamo dare una scossa deve essere una scossa come si deve. Fa abbastanza ridere la situazione, ragazzi, non sono neanche le 9 del mattino e noi stiamo già ripartendo per il secondo allenamento del giorno. Adesso direi che è il momento di prepararsi. Allora, come vedete, oggi è una giornata giusto un filo fredda, c'è un cielo che più grigio di così penso di averlo mai visto, per cui sarà davvero divertente portarsi a casa questa corsa, anche perché, come vi dicevo, adesso vi dirò bene, sarà una corsa bella aggressiva. Però ragazzi, di nuovo, servono stress importanti per uscire dalle situazioni di stallo, per cui questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Ci manca solo un bel bagno ghiacciato a fine corsa, però dai, direi che per oggi ce lo risparmiamo. Bene ragazzi, adesso 10 minuti di riscaldamento, per cui corsa estremamente tranquilla, e noi ci rientro un attimo che vi spiego cosa ci aspetta oggi. Andiamo! Voi non li sentite, ragazzi? Qua sono... ci sono appena stati 2 tuoni abbastanza importanti. Allora, ragazzi, chiusi i 10 minuti di riscaldamento, la situazione sta degenerando. Noi adesso siamo sotto un albero, perché voi non lo vedete, raga, in telecamera è difficile beccarlo, ma sta piovendo sufficientemente forte e soprattutto c'è Valeria che è in bici. Quindi vediamo cosa viene fuori, non ho assolutamente idea. Io sono più contento di correre con questa pioggia, ovviamente a livello riprese non è il massimo. Dai, ragazzi, adesso ho 6 allunghi da 100 metri al massimo, alla massima velocità, con recupero 1 minuto circa camminando tra l'uno e l'altro, e poi allunghi da 400 metri, per cui, specie con questa pioggia, sarà bella, bella, bella tosta, perché prenderemo un certo quantitativo d'acqua. E poi altri 30 minuti di corsa, bella spinta, per cui oggi, ve lo dicevo, corsa del tutto non banale, specie con questo meteo. Che figata, raga! Vamos! Dai, dammi il 3-2-1. 3, 2, 1... Solo 100 metri, però al massimo pesano. Allunghi fatti da 100 metri a cannone, non avevo mai fatti 100 metri proprio spinti al massimo, per cui è stato molto interessante provarli. Non c'è in giro nessuno, a me sta cosa fa impazzire, raga, è proprio bello correre quando è così.
Adesso abbiamo 4 lunghi da 400 metri, passo bello veloce, ovviamente non massimale, non è scatto puro. Andiamo a portarci a casa. Super, la pioggia sta continuando ad aumentare, perché è bellissimo. Avevo sottovalutato una cosa, le gambe sono belle affaticate. Mamma mia, l'ho sentita tantissimo questa. Prima. Sto sbagliando, ragazzi, sto andando troppo veloce, non guardo l'orologio, vado troppo veloce e faccio fatichissima a chiuderli. Mamma mia, 2 su 4. Se vi pare, ragazzi, fare il record di stacchi un'ora fa, adesso le ripetute al massimo. Sono proprio stupido, però questo è quello che mi stimola, per cui andiamo. Dai, mai più, ragazzi, mai più. Mamma mia, c'è il diluvio qua fuori, penso che non si percepisca dalla ripresa. Corsa che si è chiusa, c'è Valeria che ovviamente è tornata a casa a un certo punto, ragazzi, perché siamo fradici, Vali non si, purtroppo non si percepisce. C'è la giacca di Valeria lì che pesa 10 kg, mi sta odiando in questo momento e c'ha ragione, per cui scusami, Vali. Confermo. Mamma mia, magico, magico, come le corse così, quando arrivi in quel momento in cui sei talmente fradicio che non ti interessa più di bagnarti perché sei già totalmente andato, vestiti che pesano 10 kg. Dai, forse questo si percepisce quando è bagnato. Dai, raga, adesso è caldo, doccia calda, però è andata ed è esattamente la scossa che ci voleva. Adesso riprendiamoci, che forse è meglio. Atleti, ore 5 del pomeriggio in questo momento, giornata che si sta per chiudere, ho appena finito una chiamata con un cliente del coaching. Vi ricordo, se siete interessati a essere seguiti da me, scrivetemi su Instagram. Sono molto contento di come si sta muovendo, perché diverse persone stanno incominciando questo percorso. E ne approfitto anche per ricordarvi che domenica prossima ci sarà il raduno a Milano, a Parco Sempione, mi pare alle 2 del pomeriggio. Comunque seguitemi su Instagram, che lascerò ovviamente tutti i dettagli in settimana, per cui vi aspetto anche lì. Atleti, sono davvero contento di essere riuscito a fare questo video, perché diciamo che sono state 3 settimane difficili, è inutile girarci intorno. Mi capita, e me ne accorgo poi in momenti come questo, di dimenticarmi che il motto del canale è un passo alla volta. Un passo alla volta vuol dire anche fare le cose un passo alla volta, vuol dire soprattutto fare le cose un passo alla volta. Io spesso mi concentro su cose troppo grandi e questo finisce paradossalmente per schiacciarmi. È quello che è successo in quest'ultimo periodo, per cui spero davvero che questo video segni un attimo un punto fine a questo trend, che purtroppo, raga, capita, è inutile girarci intorno, capita a tutti, bisogna solo trovare il modo di uscirne. E per me, spesso e volentieri, si tratta di una bella legnata come è stata questa mattina, che davvero è stata tosta, eh? È stata tosta, è stata davvero tosta, abbiamo preso tanta acqua e tanto freddo. Atleti, vi ringrazio come sempre del supporto, sono molto contento davvero della community che pian piano stiamo creando. Adesso devo solo un attimo riprendermi del tutto e poi si torna a spingere come Draghi. Dai, al prossimo video, ragazzi, un passo alla volta.